Ciao Como, quale sarà l'atteggiamento del Como fin dal primo minuto? Abbiamo visto nelle ultime partite un grande avvio, sia in trasferta che nell'ultima partita casalinga con l'Ascoli, e quindi ribaltando un po' la visione, il Palermo verrà Como aspettandosi quale Como? Io sono consapevole che anche loro hanno grande rispetto del Como, avranno grande rispetto del Como e si aspetteranno anche loro delle difficoltà, come è giusto che sia. Poi, come dico sempre, nelle partite ci sono le intenzioni che sono le nostre, che sono quelle degli altri, che sono quelle comunque di incidere dal primo minuto a fare un certo tipo di partita, a voler essere comunque dominanti nell'arco dei 90 minuti, però poi dopo c'è anche l'avversario, quindi spesso e volentieri questo è un elemento che si dimentica, però fai anche quello che a volte ti permette di fare l'avversario. Quindi noi nell'intento vogliamo sempre essere dominanti nella partita e cercare di condurla e cercare di guidarla su quelli che sono i nostri binari, però poi dopo c'è anche l'avversario, come ho detto. Anche lui ha i suoi momenti nella partita, quindi a sua volta ogni tanto devi anche adeguarti perché l'avversario a volte non ti permette di fare quello che tu pensavi o quello che tu vuoi fare. Ne parlavamo settimana scorsa riguardo a Gabrielloni, ancora una volta importante, determinante il suo ingresso in campo, quindi merita forse maggiore spazio? No, sorrido perché il calcio è meraviglioso in questo, no? Se non gioca Perché perché gioca se non gioca gioca Cerri vogliamo Gabrielloni, se non gioca certo. Gabrielloni vogliamo Cerri e via discorrendo, quindi bisogna essere equilibrati, bisogna fare delle scelte. Gabrielloni, come vi ho detto, per me non è più una sorpresa, è un giocatore che sta determinando, un giocatore che mi piace tantissimo per come interpreta il calcio, le giocate, i momenti, quindi ripeto, se la gioca anche lui come sempre alla pari con gli altri, inutile star lì a tirare fuori quello, perché se ogni volta andiamo sempre a voler cambiare le gerarchie, c'è da Più che mettere. altro per capire, no? Per anticipare magari col pensiero quale formazione potrebbe essere. No, siamo distanti dalla formazione che scenderà in campo col Palermo oggi, siamo distanti, ma ve l'ho detto e ve lo dico in maniera proprio onesta perché non sarebbe, ve lo dico quando facciamo la conferenza normale, figuriamoci quando siamo a metà settimana. È comunque un match È importantissimo, no? impossibile. Che potrebbe voler dire quota salvezza per il Como. Anche con il playoff. Una vittoria col Palermo potrebbe voler dire la tranquillità e quindi affrontare anche le ulteriori 3 partite, insomma, con un animo diverso. Noi sappiamo benissimo quanto vuol dire vincere questa partita, però ripeto, oggi fa parte dei sei, ma c'è da vincerla, c'è da guadagnarsela, c'è da sudarsela, c'è da lottarsela, quindi noi ad oggi dobbiamo solo essere bravi a prepararci nella maniera giusta e ad affrontarla nella maniera corretta. Quindi su questo siamo a conoscenza del fatto che sono 3 punti pesanti per il nostro futuro.